Intanto lo so, è il mio fornitore di accesso a internet che mi propone di mettermi la fibra ottica. Sì, dico, quella che ho fatto 6 mesi fa. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Per 12 settimane ho tentato di rendere un pochino più luminosi i vostri pomeriggi. Tante cose sono successe nel frattempo e tante altre ne succederanno sicuramente nel tempo. Nel tempo! Ma per il momento siamo giunti alla fine del primo ciclo. Ebbene sì, oggi si conclude la prima stagione di Vita da Tecnico. Ho voluto mettermi in gioco, ho fatto un investimento ed ho imparato tantissimo, mettendomi davanti alla telecamera a recitare e raccontare, ma soprattutto grazie ai consigli e alle considerazioni di tutti voi. Niente paura, Vita da Tecnico tornerà a settembre, ma con tante grandi novità. Però prima di accennare quello che verrà, permettetemi di tirare un po' le somme di questa prima stagione. Io e Marco ci siamo voluti mettere in gioco, con grande passione, grande voglia di migliorare, ma soprattutto per il grande, grandissimo piacere della scoperta. Questo è un progetto in divenire, l'ho sempre detto, e sicuramente non smetterà mai di migliorarsi. Ho lavorato tantissimo sull'attrezzatura e sulla funzionalità, e vi prometto che sin dalla prima puntata della prossima stagione ci saranno grandi miglioramenti sul video, sull'audio e sul montaggio in generale. Inoltre, per i più curiosi, sappiate che porto un radiomicrofono che utilizzavo quando lavoravo presso un emittente TV locale. Parliamo del 1995, ben 20 anni fa. Molti di voi mi hanno fatto, pubblicamente ed in privato, tantissime domande su questo show, e quindi ho pensato di fare un finale di stagione con un po' di curiosità e di dietro le quinte. Comincerò quindi sicuramente dalla domanda più importante che mi è stata fatta, e ci tengo a togliere ogni dubbio. Tutto quello che ho raccontato o recitato in questo show è interamente ispirato a fatti realmente accaduti. Tutte le puntate raccontano quello che è successo direttamente a me o, in rarissimi casi, a qualcuno dei colleghi del negozio dove lavoravo. Ad esempio, la domanda «Avete Mega?» fu veramente fatta a un mio collega mentre io ero in laboratorio. Devo ammettere che ho ricevuto in email tantissimi racconti di altre avventure, e colleghi, ex colleghi e persino concorrenti con cui siamo in buoni rapporti mi hanno raccontato alcune scene, a tratti inquietanti, che rappresentano un po' la normalità in un ambiente che è denso di clienti comicamente a digiuno di informatica. I miei clienti guardano questo show e sì, alcuni si sono anche riconosciuti, ma in fondo ho voluto raccontare le loro storie con un pizzico di ironia, senza mai cadere nell'offesa gratuita. In fondo, quando si risolve un problema a un cliente, è anche bello prenderla con filosofia e riderci o sorriderci sopra. La nona puntata, Pronto Soccorso, racconta quello che mi è realmente accaduto una fredda mattina di novembre dopo aver passato tutta la nottata con la protezione civile. Girammo quella puntata a metà marzo, poi la mostrai in anteprima proprio al cliente coinvolto, chiedendogli se per caso gli sembrasse offensiva, e lui invece, ridendo, mi disse di pubblicarla. Figurati, ma cioè, dopo tutte quelle volte che t'ho detto «Ma dai, dopo che t'ho chiamato perché non mi funzionava il computer durante il blackout!» Ma come ho già detto, questa è stata una serie in divenire, cresciuta durante le mie giornate lavorative. Il lunedì sera chiudevo il negozio alle 18 invece che alle 19, e con Marco ci mettevamo a girare quello che speravo di aver studiato durante l'arco della giornata. Però capitavano anche di quelle giornate talmente piene di lavoro che arrivavo la sera senza essere riuscito a studiare nulla. Ovviamente, legge di Murphy, era il giorno in cui avevo battute passaggi massacranti, come quella terrificante descrizione della velocità del processore, che dovetti ripetere tante di quelle volte che ormai era venuta la nausea persino alla telecamera. E non parliamo di domande a cui mi hanno risposto clacson, frenate o cani che abbaiavano all'improvviso, scatenandomi un'irrefrenabile ridarella. Ciao a... Questo non ci voleva. Alcune scene Marco praticamente le veniva a sapere quando si metteva la sera dietro la telecamera, e per quella del cliente che voleva che gli montassi la stampante dentro il computer, praticamente gli toccava mettere in rec e girarsi con gli occhi chiusi e le dita nelle orecchie, se no si metteva a ridere lui e faceva ridere anche me dentro il computer. Girati e tappati l'orecchio, non lo so. Mi viene a ridere a te, pensa a me che sono dall'altra parte dell'obiettivo.
Non ho detto niente. Scusate, problemi tecnici. Vai, respiro, basta, non vedo più. Dentro il computer. Sulla magia, poi, abbiamo riparlato col mio ex collega proprio dopo la pubblicazione di quella puntata, perché sino ad oggi non siamo riusciti a capire come abbia fatto quel computer a riprendersi senza toccarlo. Io dico che sono un mago. Expelliarmus! Comunque, intrattenervi fino a questo momento è stato per me un grandissimo piacere e sono felice di essere riuscito a farvi sorridere. Vi prometto inoltre che a settembre ritornerò con una nuova stagione pregna di novità e con una qualità video certamente superiore. Ma naturalmente il mio canale non si ferma qui. Ogni domenica mattina, con Diario di Viaggio on the Road, continueremo a parlare di tecnologia, cultura e attualità. Inoltre, ora che arriva l'estate, continuerà anche la playlist Protezione Civile, e con le riprese in diretta dall'Elmetto dei miei servizi antincendio di Protezione Civile. Saluta Marco! Ciao! Per cui, se non l'avete già fatto, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. È gratuito, vi fa subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace tanto, e niente paura, anche se nei video di Protezione Civile c'è un sacco di fumo, quello me lo becco tutto io. E soprattutto, potreste persino ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Ragazzi, grazie ancora di cuore a tutti. Questo era tutto quello che volevo dirvi e che funzionava, perché io sono un bravo tecnico e con me tutto funziona. Beh, a parte una quantità abnorme di blooper e scene tagliate che voglio regalarvi per salutarvi. Quindi, ciao a tutti e ci vediamo su questo canale! Allora, la nostra storia comincia così. Non andate a cercare. Oddio. Per la messa a fuoco. Sì, perché così riesce a prendere l'altezza dell'inquadratura, l'estensione. Ma che c***o ne so! Prova. Lallallallero. Questa sarà un'altra di quelle difficili, nonostante l'abbia ripetuta 100 volte. Devo fare frasi più brevi, è inutile. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro cretino di fiducia. Nonostante tutti i virus che ci siano lì dentro, sentivo il bisogno di un'andata al mare. Niente più. Se lei mi dice che ci sono... che c'è una procedura, al contrario, da quando faccio... da quando i miei clienti cercano di ripararsi il computer da soli, me la ricordo! Al contrario, da quando i miei clienti cercano di ripararsi sto guardando il monitor invece della telecamera. Una volta uno mi fa, ma come? Ma se mi dici... Da quando i miei clienti cercano di ripararsi il computer da solo, faccio da soli! Se non sono in ufficio e sono in giro da clienti, non mi ricordo che caspita dovevo dire. Sino all'ultima volta che l'ho controllata non è che mi sembra che... La frase che mi si... che sento rivolgere più... Talvolta mi capita di intrattenermi e stare lì a guardare la telecamera come un idiota. Una delle tante frasi che mi si... che subito mi ha detto «Ma sì, don mio nonno in carriola!» a schermi smontati. E così sembra un vassoio. No, infatti, perché non dovresti girare, perché ripreso prima di infilo. Sì, sì. Vai, tu parti tranquillo, io vedo registra, mi rilasso e sbaglio la battuta. Poi ho minacciato di sbudellarlo! E non mi ricordo che cazzo succede. Hai fatto vedere il problema. Mi ricordo di quella volta che una mi può... per una veloce ripulita, non per una veroce... Ci sono volte che mi convinco che nei computer dei miei clienti sto guardando il monitor della telecamera 100 volte. Ora quando lo accendo... Siete completamente fuori strada! No, siete fuori strada! Ci sono andato troppo oltre! Ogni giorno mi passa qualcosa... Aspetta, porco Giuda, quando mi prude il naso! Come quella volta... a casa del fratello del mio collega... ho tirato un penso tutti quelli che guardano il video hanno fatto un salto, dai. I miei voti a Hogwarts erano un po', non mi ricordo com'erano. Lasciavano un po' a desiderare, perché quando andavo a Hogwarts, modestamente.
Ah, i miei vuoti dovevano essere riempiti. E piuttosto che passare alle giornate formattando i clienti. Formattando i clienti. Però qualche cliente andrebbe formattato. Prepariamo e prepariamo la stampante. Gli abbiamo anche messo un foglio di carta stampato appositamente, non mi ricordo più come cazzo va avanti la battuta. No, andasse magari tu. So per certo che c'è qualcuno. Ho deciso su quale. Non c'è più forza umana di fare in modo di... Quella lì. Non c'è più forza umana di... Poliziolo. Ho sputato tutta la lingua. Di 20 per 20 per 8 centimetri. Non riuscirete mai a... E torsioni va... no, di... inserimenti non mi venivano gli inserimenti, perché... no, torsioni... sì, ma torsioni... dovevi piegare la stampante, no, non esageriamo. Io invece dovetti mordermi la lingua per non scoppiare a ridere, e poi non mi ricordo come va avanti. Sebbene le traduzioni siano imprecise, incorrette, in non mi ricordo più un... Alcuni clienti non hanno problemi di lingua sempre. Alcuni clienti non capiscono l'inglese, non capiscono. Alcuni clienti mi fanno ridere. Lo so, lo puoi fare tu. Alcuni clienti non sempre problemi di lingua. No, no, tanto non lo leggo da questa distanza, purtroppo l'età avanza, anche se la metto in frigo. Che comprendeva il suo... mi sono confuso anche io. Se avesse ricominciato a spiegarsi in quel modo... Non l'avessi mai fatto! Ci beccai clamorosamente. Aspetta, ho perso pressione, com'è che va poi? Che vi siete scordati di dimenticare dalla stampante alla presa di corrente quella sul muro! Sì, no, non li ho messo dimenticati. Che è successo? Scusate, problemi tecnici. Vi siete scordati di dimenticare. Perché vi siete scordati di dimenticare? Ah, ecco, perché ho detto che devo mettere il verbo dimenticare. Ma non so nemmeno se funziona, lo tenevamo per... Inoltre colleghi, ex colleghi e persino concorrenti con cui siamo in buoni racconti... sì, in buoni racconti. Auguri. E inoltre colleghi, clienti... no. E colleghi, ex colleghi e persino clienti, concorrenti. Mi hanno raccontato altre... no, non sono avventure, che cazzo sono? Altre scene, a tratti inquietanti. Esatto. E colleghi, ex colleghi e persino concorrenti con cui siamo in buoni racconti. Devo ammettere che stavo guardando da un'altra parte. E colleghi, ex colleghi e persino concorrenti con cui sono... La nona puntata, Pronto Soccorso, racconta quello che mi è realmente accaduto una fredda... una fredda novembrina. Poi la mostrai al cliente che... Era il giorno in cui avevo le ma naturalmente... Ogni domenica mattina, con Diario di Viaggio on the road... Perché sto guardando Marco invece della telecamera? Sì, però sei più in alto. Ma naturalmente il mio canale non si ferma qui. È ogni domenica mattina. Sto nel tempo, poi saliamo da me a casa e mi metto sul letto, dico indemoniato. Nel tempo! E così poi io, ma che c***o è stato? Niente paura!
Niente paura, Vita da Tecnico ritornerà a settembre. Ma come ho già detto, questa è stata una serie in divenire. Cresciuta durante le mie giornate ive. E con Marco ci mettevamo a fare i cretini a bagnasale, come si dice, i babbi a bagnasale. Il lunedì sera chiudevo l'ufficio alle 18 anziché alle 19. Burp. Ho digerito la sera. Era talmente in divenire che l'ho digerita. Quando non capitava che la giornata lavorativa era così complessa che arrivavo la sera senza essere riuscito a studiare. Cioè, che botta! E non parliamo di domande a cui mi hanno risposto clacson, frenate, cani che abbaiavano all'improvviso, Auzzo caritarella. Buona linea di cancere. E girarsi con gli occhi chiusi e le dita nelle orecchie, perché sennò gli veniva a ridere. Per esempio, la scena del mio nonno in carriola, che portava la carriola dentro il terreno. Perché sennò si metteva a ridere e faceva venire da ridere anche a me. Non mi piace. L'abbiamo praticamente fatta con Marco, che metteva il rec e si girava con gli occhi chiusi e le dita nelle orecchie. Perché non ho detto che mi veniva la ridarella a me, quindi di che cazzo sto parlando? E non parliamo di scene, no. Non ne parliamo di scene, dobbiamo parlare di domande, infatti. Appunto. Lupus in fabula. E non parliamo di domande. Scatenandomi in un irrefrenabile ridarella. Pensate che addirittura stavo inghiottendo un dente. E non parliamo di domande a cui hanno risposto clacson, frenate o cani che abbaiavano all'improvviso. No, non ne parliamo. E non parliamo di domande a cui mi hanno risposto motori. Comunque, intrattenervi tutti è stato un piacere, perché non mi ricordo il resto della battuta. E ritornerò a settembre con una... altro che ridarella! Comunque, intrattenervi tutti è stato un grandissimo piacere dalla miseria di mio nonno in carriola con la quadrato della distanza. Per cui, se non l'avete già fatto, non dimenticate di mio nonno... Per cui, se non l'avete già fatto, non dimenticate di iscrivervi al mio... E soprattutto, potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. È bello che quando parlo con sto coso abbassato fa un rimbombo tremendo. No, ma me lo sento dentro le orecchie, cioè quando dico per cui, mi stuono le orecchie da solo. Per cui, se non l'avete già fatto, non dimenticate di iscrivervi al... Per cui, se non l'avete già fatto, non dimenticate di iscrivervi a... porca p***a, di iscrivervi al mio canale! E no, non vi preoccupate, se anche... Per cui, se non l'avete già fatto, non dimenticate di iscrivervi al mio... A parte una quantità abnorme di blooper e scene... Questo vlog è passato in arabo, attivate i sottotitoli. Ragazzi, grazie ancora di cuore. Questo è tutto quello che volevo dirvi e che funziona... Ciao a tutti e alla prossima, al contrario. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti e alla prossima, ho detto ciao a tutti e alla prossima. Per quello ho detto al contrario. Ciao a... Ciao a tutti e alla prossima, la rifaccio perché non mi è piaciuta.